Bene, ben ritrovati a tutti. Riprendiamo oggi l'analisi e lo studio delle proprietà delle operazioni che si possono realizzare o definire con gli insiemi. Avevamo visto precedentemente l'unione e l'intersezione. Okay? Oggi, anche se l'avevamo già trattata tutto sommato durante gli esercizi, parliamo della differenza. Insiemi. Se ho un insieme A e un insieme B, l'insieme che costruisco con A meno B, l'insieme di differenza, è definito in questo modo. È formato dagli elementi che appartengono al primo insieme, ma non al secondo. Cioè tutto ciò che il primo insieme ha che non sia in comune col secondo. Quindi se ho due insiemi fatti in questo modo, questo è l'insieme A e questo è l'insieme B, la differenza, questo insieme, fatemelo sottolineare in rosso, è tutto ciò che è in A tolta la parte comune a B. Ok? Detto questo, è chiaro che una prima conseguenza di questa definizione è il fatto che A meno B in generale è diverso da B meno A. Cioè questa operazione non è commutativa. Ok? Perché? Perché B meno A. Fatemi rifare il disegno qua sotto, questo indichiamolo in canesso blu, B meno A è questa, cioè la parte di B che non appartiene ad A. Ok? Il testo non lo dice, ma esistono in realtà due operazioni diverse che si chiamano differenza. Noi usiamo questa perché il testo dice solo questa. Esiste però anche, nota bene, si può definire anche la differenza simmetrica tra due insiemi, che assume questo simbolo A delta B, che è l'unione di A meno B e B meno A. Ve lo dico solo perché lo sappiate, si può definire anche un'operazione di questo tipo, però questo noi non lo trattiamo, lo metto tra parentesi. D'accordo? Sarebbe come unire la parte rossa e la parte blu. Attenzione, se ho due insiemi fatti in questo modo, immaginate che questo sia A e questo sia B, A meno B, che risultato mi dà questa operazione? Certo, perché? Perché da A non tolgo niente. Se A meno B è A, significa che B non ha niente in comune con A, cioè significa che A intersecato a B è l'insieme vuoto. Certo, scusami. Qui così. Viceversa. Fatto? Viceversa, se ho due insiemi fatti in questo modo, questo è B e questo è A,
Allora A meno B mi dà quale insieme? Un insieme vuoto. Perché se A è sottoinsieme di B, allora togliere da A tutto ciò che è in B significa togliere tutto A. E non mi resta niente. Quindi se A è contenuto in B, allora A meno B è insieme vuoto. Se invece vale l'inverso, cioè se questo è A e B è tutto sottoinsieme di A, allora A meno B è questa specie di, non è né A né B, ma è questa parte. Di A che non appartiene a B. Ok? Dimmi. Certo. Ancora? Poi un'altra proprietà molto semplice, banale. Se ad A tolgo l'insieme vuoto, mi rimane A. Posso andare avanti? Anche questa proprietà è molto semplice. Va bene. Se ad A tolgo l'insieme vuoto, rimane A. Viceversa, se all'insieme vuoto tolgo A, qualunque sia A, rimane comunque l'insieme vuoto. Non tolgo, non ho niente da togliere. Ok? Tutto chiaro? Ho dimenticato di sottolineare questa proprietà. Ecco. Attenzione a non confondere questa proprietà, cioè la differenza tra insiemi, con la differenza algebrica. Ok? Mentre A meno B, se A e B sono numeri, A meno B è l'opposto di B meno A. In termini insiemistici non è così. Ok? Facciamo un esempio. Esempio. Supponiamo che A sia l'insieme formato dalle lettere A, B, C e D. E l'insieme B è formato dalle lettere C, D, E ed F. Sono due insiemi diversi che però hanno una parte in comune. Facciamo il diagramma di Euler-Oehm che è sempre utile. Allora, C e D sono in comune, qui abbiamo A e B e qui abbiamo E ed F. Allora, la parte A meno B è l'insieme formato da quali lettere? A e B. La differenza invece è B meno A. È formata da E ed F. Scusate, qui ci manca. No, quindi questi due tra di loro sono semplicemente diversi. Ok? Non posso dire che sono opposti. Attenzione a non confondere le due cose. Ok? Molto bene. Prima di passare al concetto successivo, che in realtà è molto legato a quello di differenza, tutto chiaro che non siano domande, posso andare avanti. Esiste un concetto che si chiama insieme universo, che è l'ambiente nel quale si trovano o dal quale vengono estratti gli insiemi che uno utilizza come esempi. Per esempio, A e B di prima vengono dall'insieme delle lettere dell'alfabeto.
Quello è l'insieme universo. D'accordo? O insieme ambiente. Di solito lo si rappresenta con un riquadro rettangolare. Questo lo chiamiamo U. Ok? Immaginiamo di avere all'interno dell'insieme universo un insieme A. D'accordo? Che contiene quello che contiene, non ha importanza. Si definisce complementare di A tutto ciò che non sta in A. Quindi lo si indica con questo simbolo, A con la barra sopra, ed è in questo caso l'insieme universo a cui tolgo A. Tutto ciò che non appartiene ad A. Ma sta nell'ambiente universo, nell'ambiente universo. Ok? Nel nostro caso, fatemi rifare la figura così evitiamo di per abbozzare, cioè questo è U e questo è A, il complementare di A, fatemelo tratteggiare in rosso, è tutto ciò che sta in U escluso A. Questo è il complementare di A. E in qualche contesto si usa anche questa scritta. Posso scendere ancora un poco? Il complementare di A qualche volta viene indicato anche da questo simbolo, c'è cioè una C allungata di A e sotto si mette U e si legge il complementare di A rispetto all'insieme universo U. Ok? Ma questa è una C allungata. Esempio. Supponiamo che P sia l'insieme dei numeri pari, naturali, pari. Quindi 0, 2, 4, eccetera, eccetera. P appartiene, cioè è sottoinsieme, scusate, di n, che in questo caso diventa l'insieme universo. Il complementare di P sono tutti i numeri che non sono pari, cioè i numeri dispari. Chiamiamolo magari D. Ok? Certo. Un altro esempio potrebbe essere questo. Consideriamo come insieme universo l'insieme di tutti gli studenti iscritti alla scuola. Tutti gli studenti di quest'anno scolastico, 2021-22. Ok? Allora, l'insieme degli studenti della vostra classe ha come complementare tutti gli studenti del liceo che non fanno parte della vostra classe, cioè tutti gli altri. Ok? D'accordo? Certo. Se considerate per esempio, che ne so, l'insieme di tutte le regioni d'Italia, il complementare della regione Friuli Venezia Giulia è l'insieme di tutte le altre regioni d'Italia. E così via. Ok?
D'accordo? Posso andare avanti? Torno un attimo all'esempio dei numeri pari e dispari. Posso andare? E vi invito a questa riflessione. Se prendiamo, scusate qua, la penna fa i capricci. Questo è l'insieme dei numeri naturali, che è il nostro insieme universo. Ok? E prendiamo. Anzi, diciamo così, questo come l'insieme dei numeri pari, allora i numeri dispari sono il suo complementare, quindi fatemelo disegnare per esempio in rosso, mettiamo i pari, in blu i dispari, sono tutto ciò che c'è al di fuori di P. Ok? Cosa possiamo dire di questi due sottoinsiemi? Beh, sia l'insieme dei numeri pari che quello dei numeri dispari non sono vuoti. Non hanno elementi in comune. Non ci sono numeri che siano simultaneamente sia pari che dispari. E la loro unione fa l'insieme ambiente, l'insieme universo. Quindi hanno tre proprietà. In questo modo abbiamo suddiviso un dato insieme, ambiente, universo, che sia che dir si voglia, che in questo caso è l'insieme dei numeri naturali, in due sottoinsiemi che sono entrambi non vuoti, disgiunti, non hanno nessun elemento in comune e la loro unione fa l'insieme ambiente. Ok? Questa riparto, prego. Scusi, scusami, hai ragione, ma mancava la barra. Grazie, l'abbiamo fatto notare. Entrambi sono non vuoti, certo. Quando realizzo questa suddivisione di un insieme, dico che ho fatto una partizione. Cos'è una partizione? Ho realizzato una partizione di un insieme quando lo suddivido in un certo numero di sottoinsiemi, ciascuno dei quali non è vuoto, tutti questi sottoinsiemi sono a due disgiunti e la loro unione fa l'insieme di partenza. Mi spiego meglio. In generale, se ho un insieme A, qualunque insieme sia, basta che abbia qualche elemento, realizzo una partizione se da A estraggo tanti sottoinsiemi, A1, A2, A3, eccetera, fino ad AN, un certo numero di sottoinsiemi, che siano tutti non vuoti, A1 non vuoto, A2 diverso dall'insieme vuoto e via dicendo fino ad AN. A2 sono disgiunti, quindi A1 intersecato ad A2 è l'insieme vuoto, A1 intersecato ad A3
è vuoto e così via, tutte le coppie che posso formare danno sempre intersezione vuota. E infine, terza proprietà, la loro unione, l'unione di tutti i sottoinsiemi, a 1 unito ad A2, unito ad A3, unito fino ad AN, mi dà l'insieme da cui sono partito. Ok? Un esempio di partizione è il seguente. Se A è formato da tutti gli studenti iscritti e frequentanti la scuola, la nostra scuola, ok? Allora la partizione sono tutte le classi. Perché? Perché tutti gli studenti della scuola sono suddivisi in classi. Ogni classe non è vuota, altrimenti non esisterebbe. Tutte le classi sono a due disgiunte, perché non c'è nessuno studente che sia in comune tra classi diverse. E l'unione di tutte le classi fa l'insieme degli studenti della scuola, perché non c'è nessuno studente che non appartenga a nessuna classe, povero. Ok? Quindi questa è una partizione. Certo. Quindi una suddivisione di un insieme in diversi sottoinsiemi si chiama partizione se ha queste proprietà. Attenzione a non confondere la partizione con l'insieme delle parti. Sono due cose molto distinte. Un altro esempio potrebbe essere ecco, domanda. Se prendiamo l'insieme degli atleti che partecipano a un'Olimpiade, quella che volete voi, e ripartisco, suddivido questo insieme in tanti sottoinsiemi che raggruppano gli atleti che partecipano alla gara di una determinata specialità, che ne so, nel nuoto i 100 metri, 400, 3000 metri, oppure salto in alto, salto in lungo e via dicendo. Questa suddivisione dell'insieme degli atleti in sottoinsiemi è una partizione oppure no? C'è chi dice sì. C'è chi dice no? Ahimè, non lo è. Perché? Perché vi sarà sicuramente capitato di vedere atleti che tornano con più medaglie. Un atleta che torna, scusate, con più medaglie significa che ha partecipato a diverse specialità, diverse gare quantomeno. E quindi appartiene a sottoinsiemi diversi, per cui manca la seconda proprietà. I sottoinsiemi che abbiamo considerato non sono disgiunti, hanno atleti in comune. Okay? Poi potrebbe anche capitare l'anno particolare, per cui per esempio di una specialità non c'è nessun atleta, ma se ci limitiamo a quelle per cui hanno atleti, comunque in questo caso i sottoinsiemi sono non vuoti, ma non sono disgiunti. Ok? Quindi quella non è una partizione. Se invece prendiamo, che ne so, l'insieme di tutti i calciatori di Serie appartengono a qualche squadra, e l'insieme delle squadre di Serie A, questa è una partizione o no? Sì, è una partizione, perché se le squadre sono iscritte al campionato devono avere degli atleti, dei giocatori, quindi non sono vuote. Sono disgiunti a 2-2 perché nessuna squadra condivide un giocatore con un'altra, almeno in quel campionato.
Poi se li scambiano, ma per il campionato successivo. E infine non ci sono giocatori che non giocano in nessuna squadra. Quindi l'unione di tutte le squadre fa l'insieme di partenza. C'è una domanda? Tutto chiaro? Molto bene. Concludiamo con l'ultima operazione importante che possiamo fare tra insiemi diversi. Che è il prodotto cartesiano. Cosa si intende per prodotto cartesiano? Prendo due insiemi diversi in generale, A e B. E indico A per B, qualcuno qualche volta mette anche il tondino sul per, l'insieme è fatto in questo modo. Questo insieme ha come elementi le coppie ordinate AB, tali che il primo elemento della coppia appartiene al primo insieme e il secondo elemento della coppia appartiene al secondo insieme. È un po' particolare. Ripeto, il prodotto cartesiano tra insiemi è un insieme formato da elementi che sono coppie dove coppie ordinate, cioè dove l'ordine conta, il primo elemento della coppia viene dal primo insieme, il secondo elemento della coppia viene dal secondo insieme. Facciamo un esempio. L'insieme A è formato dai numeri 1 e 2. L'insieme B dalle lettere, che ne so, X e Y. Okay. Il prodotto cartesiano A per B è formato da tutte le coppie possibili che posso formare prendendo il primo elemento del primo insieme e il secondo elemento del secondo. Quindi, per esempio, avremo la coppia 1X, poi ci sarà la coppia 1Y, la coppia 2x e la coppia 2y. Non ce ne sono altre. Attenzione, la coppia y2 non appartiene ad A per B. Se inverto l'ordine, l'elemento è diverso, cambia. È una coppia ordinata. L'elemento Y2 appartiene al prodotto cartesiano B per A. Perché Y viene dal secondo insieme, da B, non dal primo, da A. Ok? Quindi è un elemento del prodotto cartesiano dove il primo insieme è XY e il secondo è 1, 2. Ok? Perché è importante l'ordine della coppia? Beh, immaginate di essere su un'isola deserta, in mezzo al mare, se mettete che sia la carta geografica. Voi siete su questa isoletta e avete modo di rilevare in qualche maniera le vostre coordinate. Questa è la coordinata verticale, questa è quella orizzontale. Ok? È chiaro che la vostra posizione, questa di solito si chiama X e
e questa y. La vostra posizione è una coppia di numeri, una coppia di coordinate. E il punto individuato dalla coppia x, y non è lo stesso che y, x. Per cui se voi chiamate o telefonate in qualche maniera ai soccorsi e gli date le coordinate scambiando le due coordinate, nessuno vi può salvare, perché mandate i soccorsi da un'altra parte. Quindi l'ordine nelle coordinate e nelle coppie è importante in questo senso. D'accordo? Ci sono domande? Attenzione, se l'insieme A contiene, che ne so, due elementi e l'insieme B contiene anch'esso due elementi come nell'esempio di prima, l'insieme A per B quanti elementi contiene? 4, 2. Per 2. Questo per invece è algebrico, eh? L'altro è insiemistico, questo è algebrico. Quindi se invece che 2 avessimo, che ne so, in B 3 elementi, qui avremo 2 per 3, 6 elementi. Quindi in generale, se A contiene n elementi e B contiene m elementi, il prodotto A per B contiene n volte m elementi, perché ad ogni uno degli elementi di A possiamo associare ciascuno degli elementi di B. D'accordo? Altra cosa abbastanza evidente, se, nota bene, se A fosse l'insieme vuoto, ok, allora A per B, come fatto? Qualunque sia B. L'insieme vuoto non ha nessuna coppia, perché non posso formare nessuna coppia che rispetta questa caratteristica. Se A ha 0 elementi, 0 per m fa 0 sempre. Quindi anche l'insieme vuoto per B è l'insieme vuoto, okay, qualunque sia B. Ok? In qualche caso i due elementi possono essere lo stesso insieme. A può essere lo stesso insieme di B. In questo caso il prodotto cartesiano A per B, cioè A per A, viene indicato come si usa in algebra. Si parla di A alla seconda. Anche se questa, ripeto, non è una potenza in senso algebrico. Okay. Per A alla seconda si intende l'insieme formato da tutte le coppie che posso costruire con gli elementi di A. Prego. Se A contenesse due elementi, per A conterrebbe quattro elementi. Facciamo l'esempio: se A è l'insieme dei numeri 1, 2. Allora, A per A, cioè A2, è fatto dalla coppia 1, 1, 1, 2, poi 2, 2 e 2, 1. Ok?
Siamo. Come si rappresenta il prodotto cartesiano? In realtà del prodotto cartesiano lo utilizzeremo in tantissimi modi. Lo si può rappresentare, a parte per elencazione come abbiamo visto prima, anche per un diagramma. Un diagramma cartesiano con una tabella, detta tabella a doppia entrata. E con un diagramma d'albero. Prendiamo l'esempio di prima. A è formato da questo numeri 1, 2 e B dalle lettere, che ne so, X e Y. Allora, nel diagramma cartesiano si prendono due rette perpendicolari l'una all'altra e si indicano su ciascuna gli elementi dei due insiemi. Nella prima retta, quella orizzontale, va l'insieme A, in quella verticale vanno gli elementi dell'insieme B. Quindi, per esempio, prendo due punti, questo è il numero 1, questo è il 2, gli elementi di A, quelli qui, mentre sulla verticale vanno gli elementi di B, quindi X e Y. Consideriamo le fatemi disegnare in verde, il reticolo che otteniamo in corrispondenza di ciascun elemento e gli incroci. Ogni incrocio rappresenta una copia del nostro prodotto cartesiano. Questo punto, per esempio, è la coppia 1x, questa è la coppia 1y, qui la coppia 2x. E la coppia 2y. Ok. E vedete che abbiamo quattro punti. Nella tabella a doppia entrata si realizza appunto una tabella, e completiamo questa parte, dove i due elementi vengono disposti in questo modo. Per colonne si dispongono gli elementi del primo insieme e sulla riga gli elementi del secondo insieme. Quindi qui abbiamo A e qui abbiamo B. E poi si formano tutte le coppie. Ok? Nel diagramma invece ad albero si costruiscono delle tracce che corrispondono alla opzione scelgo un elemento del primo insieme e lo abbino a un elemento del secondo, ma questo lo vedremo la prossima volta perché, ahimè, la campana è suonata. Ci sono domande fin qui? No. Ok. Allora ci fermiamo qui per oggi.